Nella prima pagina della tua autobiografia ci sono due frasi che mi sembrano emblematiche. La prima è: quando ero bambino volevo essere come Shirley Bassey. La seconda dice: la mia unica amica era la musica, un modo per sfuggire all'isolamento. Vorrei avere un tuo commento al riguardo. Penso che le frasi si spieghino da sé. Quando parlo di Shirley Bassey mi riferisco alle sue stravaganze, al suo atteggiamento ed anche alla sua sofferenza. Era una regina del dramma. Molti omosessuali amano personaggi come Shirley Bassey, Barbara Streisand, Judy Garland, perché sono regine tragiche. Penso fosse questo che mi attraeva, oltre alla sua voce incredibile. Da teenager e da bambino la musica era per me un'evasione, una fantasia. Quando sei famoso hai un'incredibile libertà sul palcoscenico. La gente è pronta a perdonarti qualsiasi cosa. Basta pensare a Michael Jackson, l'esempio più eclatante. Mi sembra che David Bowie sia stato uno dei tuoi idoli musicali. Che cosa ti attraeva particolarmente di lui? David Bowie aveva sia stile che contenuto. Cantava canzoni bellissime, originali, non le tipiche canzoni pop. E poi c'era l'ambiguità sessuale, il suo modo di vestire. Per un ragazzo di periferia, David Bowie era un rivoluzionario. Cosa importantissima, amavo la sua voce, i suoi testi. Prima di scoprire David Bowie, ero preso dalla musica pop, dal glam rock, da quello che si ascolta alla radio, insomma. Mentre David Bowie era un personaggio più oscuro, complesso, misterioso. Ha aperto la mia mente a tutta una serie di nuove possibilità. A quel tempo facevi parte del movimento punk? No, questo è stato molto più tardi. Ascoltavo David Bowie a 12 anni. Il mio primo concerto di David Bowie l'ho visto a 13. Il punk è arrivato nel 76. C'è stato prima il glam e poi il punk. Quanto ritieni che le tue scelte artistiche siano state influenzate dal punk? No, non penso che il punk abbia influenzato le mie scelte artistiche, perché ero già artista prima dell'arrivo del punk. E il punk era soltanto un'altra forma espressiva che ha segnato un periodo di grandi mutamenti sociali. Ma molti di coloro che sono diventati punk erano stati fan di Bowie. Era soltanto un'altra forma espressiva, un modo per farsi notare, per dire vaffanculo alla società. La maggior parte di noi però era creativa già prima. A Londra hai visto nascere il punk. Mi chiedo che effetto ti fa vedere gruppi come Green Day o gli altri esponenti del cosiddetto nuovo punk. Penso che i Green Day siano molto bravi. Credo che un gruppo debba essere giudicato per la sua musica e non per la sua posizione rispetto al passato o al futuro. Non esiste nulla che sia davvero nuovo. Tutti rubano. Il fatto di essere influenzati da tanti elementi diversi, da altre band, è nella natura della pop music. Siamo tutti ladri. Non c'è motivo di dire che una canzone sia ispirata a stili passati. Il grunge è punk moderno, è una nuova tendenza punk. Penso si tratti soprattutto di una questione di atteggiamento. Credo che il grunge o il nuovo punk siano una reazione all'uniformità della musica pop odierna. I video hanno fatto cadere la musica a livello della pubblicità. Vedere un video pop equivale a vedere la pubblicità di un chewing gum o di un analcolico. A mio avviso il grunge ed il nuovo punk dicono: odiamo tutto questo. È solo un altro atteggiamento, ma è pur sempre musica pop. Thank you.
Nel tuo ultimo album mi sembra che tu sia tornato alle radici della tua musica. Hai abbandonato il computer, usi strumenti più classici. Insomma, mi sembra che tu abbia cambiato direzione. In realtà, ciò che ho fatto è stato tornare alla forma primitiva dei Culture Club. Il nostro primo album, Kissing to be Clever, era molto eclettico, un album di world music con tanti stili differenti. Se analizzi la mia carriera, non ho mai avuto un sound definito. Ho attraversato stili e paesi diversi, il reggae, il soul, tutti i tipi di sonorità. Questo album è un ritorno al mio punto di partenza, alla mia posizione di teenager, e fonde tanti stili diversi insieme. Intendo dire che in questo album c'è il sound del rock and roll, ma il messaggio contenuto nelle canzoni è ben lontano dai messaggi rock tradizionale stile Bon Jovi o Aerosmith. Pensavo alla cover del brano di Iggy Pop. Per quanto riguarda Iggy Pop, questo è un album autobiografico. E Fun Time mi riporta al 1975, quando avevo appena terminato la scuola e passavo le mie serate nei locali notturni, alle feste. Dormivo tutto il giorno, bevevo. Mi riporta ad un periodo di immenso edonismo e divertimenti. È questo il senso dell'album. Una curiosità, il titolo dell'album, Cheapness and Beauty, miseria e bellezza, mi sembra che contenga in sé una contraddizione. Ci sono tante contraddizioni nella mia vita, come in questo album. Ho già detto che è un album autobiografico, che è stato influenzato anche dalla stesura di Make It Like a Man, la mia autobiografia. Le canzoni sono una specie di colonna sonora del libro. Cheapness and Beauty è un po' come dire amore e odio, Dio e il diavolo, che sono parole molto frequenti nelle mie canzoni. Adoro le contraddizioni. Quali sono i tuoi rapporti oggi con la tua famiglia? Decisamente ottimi. Sono cresciuto negli ultimi 10 anni e le famiglie crescono insieme. Senti, George, che c'è che non va? No, ti ho fatto questa domanda perché nel libro c'è un aneddoto molto divertente che riguarda la prima volta che ti sei tagliato e tinto i capelli. C'è stata una reazione pazza di tua madre. Ma è una cosa normale. Sì, ma quello che volevo sapere è quando hai cominciato a desiderare di avere un look eccentrico e perché? Penso che sia dovuto alla mia omosessualità. Cresce in una società che non ti mette a tuo agio. Dall'infanzia all'età adulta, nessuno ti dice mai che essere gay va bene. Nessuno ti dice mai che fai parte della società. E così finisci per sentirti alienato. E penso che gran parte dell'eccentricità e dell'appariscenza degli omosessuali sia un modo di dire: non voglio far parte di questa società. Non volete che io ne faccia parte e allora non ne farò parte. Non voglio dire che questo sia la base di ogni atto di esibizionismo in tutto il mondo. Questo atteggiamento particolare non ha niente a che vedere con il tuo desiderio di essere una star? Perché leggendo il libro ho avuto l'impressione che tu fossi nato per diventare una star. Ci sono molte star che non hanno un'immagine particolarmente interessante, quindi non credo sia questo il motivo. Vestirsi, atteggiarsi è certamente un modo per attirare l'attenzione, ma non è tutto. Se tu vedi nella vetrina di un negozio una camicia come quella che indossi, penserai che è molto bella. Se la vedessi io penserei che non è abbastanza appariscente. È solo una questione di gusto, di estetica. Ognuno ha i suoi gusti. Se guardi Bruce Springsteen o Bryan Adams, il loro messaggio è: io sono come te, sono come tutti gli altri. Mentre il mio messaggio è: io non sono come te. I'm not like you.
mother clutches the head of a dying son, anger and tears, so many things to feel, sensitive boy, good with his hands. No one mentions the unmentionable, but everybody understands. Here in this cold white room, tied up to these machines, it's hard to imagine him as he used to be. Laughing, screaming, tumbling green, like the most amazing light show that you've ever seen. Whirling, swirling, never blue. How could you go and die? What a lonely thing to do. Un'altra curiosità, se è vero che sei nato per diventare una star, come vivi la tua vita da star? Non ho una vita in tipico stile star del pop. Al di fuori del lavoro vivo piuttosto normalmente e con discrezione. Non scorazzo in limousine, prendo l'autobus, la metropolitana, vado in giro liberamente. Non sempre ne ho avuto la possibilità, ma negli ultimi 5 anni mi sono particolarmente sforzato di normalizzare la mia vita. C'è quindi una vera e propria separazione tra Boy George il musicista, l'uomo di spettacolo, e George che porta a spasso i cani, va dal fruttivendolo e roba del genere. Go shopping for groceries and things like that. But as you said before, come hai detto prima, la tua vita è piena di contraddizioni, anche nello stile di vita. Da un certo punto di vista sembra una vita molto divertente, ma so che è stata anche piuttosto dolorosa. Che giudizio dai della tua vita fino ad oggi? La mia vita è stata piena di alti e bassi. Ho avuto giorni felici e giorni tristissimi, ma penso che questo valga per tutti. Però ovviamente quando sei un personaggio pubblico, tutti si fanno gli affari tuoi. Se sei una persona normale, puoi andare a lavorare tutti i giorni e fingere che la tua vita sia tranquilla. C'è tanta gente a questo mondo tormentata nell'animo e nella vita privata. Quando sei famoso, la cosa diventa pubblica. La gente ne parla. Ma non è un'esistenza molto diversa da quella degli altri. What a selfish thing to do. Una volta James Taylor, il cantautore, so chi è James Taylor. Beh, insomma, James Taylor una volta mi ha detto che le droghe non fanno male se riesci ad averne il controllo. Mi chiedo se tu sia d'accordo, tu che hai avuto problemi di droga, anche se ora ne sei uscito. Non penso che l'uso delle droghe si possa controllare. Penso che sia un punto di vista molto naif. C'è gente che le prende per ottenere una sorta di illuminazione spirituale. Forse questo accade la prima volta che fai uso di una droga, quando hai un'esperienza nuova. Ma più ne fai uso, più ti intrappola, ne diventi prigioniero. La libertà a cui aspiri con l'assunzione di una droga ti viene successivamente negata perché ne diventi schiavo. Quindi non vedo proprio come ci si possa destreggiare. A questo mondo esistono alcuni individui unici che si fanno una canna ogni tanto, un tiro di coca, ma sono ben pochi. La maggior parte comincia con una o due volte, poi un po' più spesso, e alla fine ne va della loro vita. In tutto il mondo si discute sulla liberalizzazione della marijuana. Credo che la marijuana non faccia più male delle sigarette o dell'alcol. Però la marijuana e l'hashish sono droghe non produttive. Se ne fumi tanto, stai lì tutto il giorno seduto a far niente, a ridere e mangiare cioccolate e patatine. Non sono droghe produttive.
Ritengo che più che considerare le droghe, sia importante scoprire le ragioni sociali che inducono una persona a drogarsi. Di come l'alcol, le droghe, siano un'evasione, un modo di tagliare col mondo, di rilassarsi, evitare le emozioni, i problemi. Credo che sia quindi necessario osservare i problemi sociali. Non ha senso dire che le droghe sono dannose. È la società che è crudele, l'uomo è crudele. Le droghe sono solo un sintomo del problema. Tu sei giustamente considerato una delle più importanti icone musicali degli anni Ottanta. Ma musicalmente parlando, dai critici musicali, di solito gli anni Ottanta sono visti come un decennio piuttosto negativo. Vuoi dire gli anni Ottanta? Sì, e volevo conoscere la tua opinione in proposito. Ma tu pensi che gli anni Novanta siano migliori? Sì. Gli anni 90 sono migliori, da che punto di vista? Dal punto di vista musicale. Vuoi dire che Wakefield o i Tech Dead siano migliori? Ma no, dai. E allora cosa c'è di meglio? Cosa c'è di meglio? C'è più varietà, talvolta un ritorno alle origini. Ma non saprei. Un aspetto interessante del rock and roll è che, per esempio, ora ci sono gli Oasis, che sono praticamente i Beatles, i Blur, praticamente cantano Lazy Sunday afternoon. Alla gente piacciono le cose familiari, i revival, ma questo non significa che il risultato sia buono. È strano, negli anni Ottanta c'era qualche gruppo interessante, i Duran Duran hanno fatto dischi bellissimi. Penso che ci siano state tante band negli anni Ottanta, i Jam, gli Style Council, tante band che hanno creato musica fantastica. Per quanto riguarda gli anni Novanta, se dai un'occhiata a MTV, la musica è orripilante. Trovo davvero orripilanti i Wakefield, i Tech Death, gli East 17, tutte queste band di ragazzini e tutta quella eurospazzatura. La disco music europea, intendo, spaventosa. Beh, sai, a me piace la musica americana. Credo sia necessario prendere in considerazione l'intera scena musicale. L'avevo già detto tanto tempo fa che i video avrebbero distrutto il rock and roll. I video hanno fatto sì che tanti personaggi noiosi, piatti, banali, sembrassero eccitanti. Penso che la musica di oggi sia terribile. Che cosa ascolti? Che cosa ascolto? La buona musica esiste sempre. Mi piacciono alcuni gruppi americani come The Smashing Pumpkins. Mi piace Cotton Love. Ed anche qualcosa d'inglese. Gli Stone Roses non sono male. Gli Oasis hanno qualche bella canzone, ma non sono certo le migliori band del mondo, non sono un granché. Al momento non ci sono che rifacimenti in giro. L'ultimo disco degli U2 è Children of the Revolution. Rallentato. Sono i T-Rex. È praticamente lo stesso dannato disco passato al frullatore. Tutti rubano. L'unico che salvo, che amo al mondo, è Jeff Buckley. È un musicista incredibile. Ha qualcosa di speciale. Conoscevi suo padre? Certo, Tim Buckley. Ma penso che nel disco di Jeff ci sia qualcosa di molto seducente, vulnerabile, bello. Parlo del disco nel suo complesso. Molti album di oggi sono una collezione di singoli e come 33 giri non hanno molto senso. Quello di Jeff Buckley è un vero album, è come un viaggio. È incredibile. Mi piace da morire. Tornando alla tua autobiografia, ci sono un paio di frasi sul sesso che suonano davvero strane. Una dice: al sesso preferisco una tazza di tè. È un vecchio modo di dire. Ma ce n'è un'altra verso la fine del libro
che parla del sesso per gli omosessuali e lo paragona al buco finale. Dice che serve agli omosessuali per far capire che esistono. Credo che questo riguardi tutti gli uomini in generale. Gli uomini più delle donne hanno bisogno del sesso per sentirsi appagati, soddisfatti. Per quanto riguarda il sesso, gli uomini sono molto più animali delle donne. Le donne hanno bisogno di passione. Anche le donne traggono piacere dal sesso, ma la donna, rispetto all'uomo, si aspetta di più da un'esperienza sessuale. Cerca sensibilità ed una certa delicatezza che non sempre è essenziale per gli uomini. Per un omosessuale che si è sentito ostracizzato dalla società, il sesso è la ricerca di un'autoaffermazione, il desiderio di sentirsi importante. Dopo i miei problemi con l'eroina, sono arrivato ad un punto nel quale volevo avere delle risposte. Quando hai superato ogni limite, è un po' come saltare da un dirupo. Ti domandi che cosa vuol dire tutto questo? Perché sono qui? Cosa sto facendo? E così ho cominciato a interessarmi a questioni spirituali con la guida del mio medico, che era buddista e che mi ha introdotto al buddismo. Dopodiché ho cominciato ad esplorare altre filosofie e credo che questo mi sia stato d'aiuto da tanti punti di vista. Mi ha reso molto più responsabile della mia vita. Mi ha fatto crescere. Mi ha reso adulto. Hai parlato di buddismo, ma qual è il tuo rapporto con le religioni ora? O meglio, il tuo rapporto con la spiritualità? I mass media vogliono che mi autodefinisca cristiano, Hare Krishna, buddista. La gente si aspetta che io lo faccia, ma per quanto mi riguarda, sto cercando. È una specie di ricerca eterna. Sono molto vicino al movimento Hare Krishna. Ho degli ottimi amici nel movimento. Venero Krishna. Seguo alcuni dei principi della fede di Krishna. Sono vegetariano e cerco di essere una brava persona. Hai parlato di esplorazione. Mi domando se il tuo futuro lo immagini nel mondo della musica o se invece vorresti esplorare altri settori dello spettacolo. Magari hai qualche sogno particolare. Penso che sarò sempre nel mondo della musica, perché la musica è stato il mio primo amore, la mia passione. Dirigo una casa di edizioni musicali in Inghilterra, mi occupo di altri artisti, DJ. Hai fatto il DJ per un po'? Sì, per circa 2 anni, ma ero già DJ a 17 anni. Amo la musica. È un linguaggio internazionale che infrange qualsiasi barriera. Tutti capiscono la musica, anche se in una lingua straniera. È per questo che è così meravigliosa. But the anger and the tears do not take the pain away. How far must it go? How dim must it be? If for a touch of
It's hard to imagine life as it used to be. Laughing, screaming, tumbling free. Like the most amazing light show that you've ever seen. Whirling, swirling. What a selfish thing to do. Did you ever ask those strangers what they're searching for? Did they laugh and tell you they're not really sure? You were hurt by love, but still you came right back home. Y la dos.